po' abituati a tante occasioni sopra le righe e fuori dagli schemi. In più occasioni hanno portato in scena temi importanti e hanno toccato argomenti sempre molto attuali e molto di alto rilievo sociale. Questa è un'occasione straordinaria che nasce in collaborazione con il procuratore, con il presidente dell'Ordine degli Avvocati e con tutti gli attori, i partner che hanno prestato e dato il supporto a questo progetto. Un progetto che vedrà gli attori in scena qui dentro il Teatro di Teramo, dentro il Tribunale di Teramo, per 5 spettacoli. Magari gli spettacoli verranno spiegati meglio dagli attori. Io inizierei subito a dare la parola al nostro presidente, che è il padrone di casa, il presidente Calvarese. Allora, io posso dire semplicemente che sono orgoglioso di questo tipo di iniziativa che è stata presa, che come sempre, dal mio punto di vista almeno, è necessaria per rinsaldare di continuo, perché vanno rinsaldati di continuo, i rapporti tra il Tribunale, questo che è il necessario presidio di legalità del territorio, e la società civile. Ricordo a me stesso che abbiamo negli anni precedenti aperto ad esempio il Palazzo di Giustizia in occasione della giornata del FAI alle iniziative di visita dell'Italia nostra. Perché è importante che il Tribunale aderisca o favorisca questo tipo di iniziative? È importante perché nel cittadino deve rafforzarsi l'idea che ciò che fa parte della Repubblica, della Res Pubblica, quindi anche il suo, sia messo in grado di funzionare continuamente. Ma questo richiede l'impegno anche del cittadino. Queste sono iniziative culturali, però la cultura ha il compito di diffondere dei messaggi. I messaggi che qui verranno diffusi sono messaggi importanti perché ci fanno capire che anche nel passato il problema giustizia si poneva in termini quasi uguali a quelli odierni. Abbiamo ad esempio la problematica dello stalking, la problematica della donna che viene uccisa per una gravidanza non consentita dal sentire comune dell'epoca. Quindi abbiamo tematiche di grandissima attualità, sia sotto il profilo appunto culturale della società, del porci delle domande su quale modello di società vogliamo attuare, sia sotto il profilo però del funzionamento dei meccanismi che portano poi a dei processi, perché se ci sono queste rappresentazioni teatrali è proprio per far capire che il processo è in ogni epoca, con ogni regime, con ogni tipo di società e di modello sociale, è il luogo dove poi si accertano i fatti, dove si esercita la giurisdizione e dove lo Stato quindi afferma la sua supremazia rispetto a chi si pone in contrasto con le sue leggi, con le sue regole. Un presidio di legalità però, che appunto il Tribunale è tale in ogni territorio, in ogni epoca, in ogni periodo, deve essere, almeno in uno Stato repubblicano come il nostro, dove appunto c'è la res pubblica, cioè la cosa pubblica che è di tutti, appartiene a tutti, appartiene al popolo, e non a caso le sentenze vengono pronunciate in nome del popolo italiano, non in nome del singolo giudice, dei tre giudici che compongono un collegio penale, ad esempio. Proprio perché il Tribunale, sia come presidio di legalità, sia come edificio, sia come persone che vi operano, appartiene al popolo, va anche salvaguardato dal popolo, e il popolo ha il diritto di esprimere la sua opinione. Se il tribunale non funziona o funziona non al massimo
sue possibilità, per problemi di finanziamento, per problemi di bilancio, e il popolo deve iniziare anche a capire che questo è un discorso che lo interessa in prima persona. Un tribunale che funziona bene è un argine, assieme alle altre istituzioni, alle forze armate, alle forze di polizia, a tutto ciò che compone uno Stato moderno, è il presidio della legalità. Serve che funzioni bene perché ne guadagna la società, e anche in altri aspetti, quelli civili, non so, facciamo un esempio dell'economia, guardiamo all'artigiano, alla piccola e media impresa, che hanno necessità di recuperare i propri crediti o hanno necessità che ci sia una stabilità nel pronunciamento sui diritti e sugli obblighi. E quindi anche è un fattore che il buon funzionamento di un presidio di legalità è un fattore di crescita anche economica del territorio, di sviluppo. Quindi ecco perché il popolo deve capire quanto sia importante, al pari di un ospedale che non può essere lasciato sguarnito, e magari nel vicino territorio c'è un ospedale che funziona. Io credo che tutta la cittadinanza abbia il diritto di dire la sua, di rivolgersi alla politica, di chiedere soluzioni, anche se hanno ovviamente un costo, che sarà però ripagato dal buon funzionamento di questi presidi strategici, che io definisco strategici. Quindi oggi il Tribunale di Teramo si apre alla cultura, si apre al teatro. Perché però? Perché il messaggio sia chiaro, sia rivolto a tutto il territorio, a tutte le componenti sociali, a tutte le categorie. Guardiamo il passato, guardiamo perché hanno funzionato alcune strutture, poi si potrà dire che hanno funzionato in modo tale da rafforzare magari dei regimi che potevano non essere il massimo dal punto di vista della democrazia, però quello che è sempre rimasto costante è che il presidio di legalità è un fattore di stabilità di tutti. Questo Presidente, è un'occasione straordinaria, così portare l'arte e il teatro all'interno del Tribunale. Sì. Ritengo di sì, non ho la pretesa di dire che sia, come qui leggo, per la prima volta in Italia. Ci sono state già esperienze. Esatto, ci sono state esperienze simili, però questo è particolarmente importante perché ci fa capire, ad esempio, ripeto, reati contro le donne, un tema di grande attualità. Il 25 inizieremo con questo. Esatto, e sta tornando di attualità. Capire proprio questo, capire lo stalking. Io vi posso dire una cosa, ho letto, perché sono stato pretore di Nereto all'inizio della mia carriera, un libro sulla pretura di Nereto che è stato, l'anno scorso è stato pubblicato, con dei bellissimi esempi, proprio tratti dai documenti originali che sono stati reperiti dagli autori, di processi fatti alla pretura di Nereto agli albori della sua nascita, cioè nella cosiddetta età d'oro. C'era ancora il regno dei Borboni, perché tu non eri un pretore. Non lo ero, troppo per me, perché forse avrei una pretura più efficiente. Ma detto questo, cosa significa? Se i Borboni hanno deciso di creare un territorio e metterci una pretura, che era appunto quella di Nereto, perché è un tribunale, perché il tribunale di Teramo non esisteva inizialmente nel regno borbonico, c'era il tribunale di Pietro. Poi, con una determinazione del 1746, se non ricordo male, dovrei controllare, i Borboni cosa hanno detto? Ma il territorio del Teramano ha delle istanze di giustizia particolari, diverse da quelle di Pietro. E hanno istituito la Regia Consigliatura, la Regia Udienza per l'esattezza, di Teramo, che era il Tribunale di Teramo.
se queste cose le hanno capite i Borboni, a maggior ragione sarebbe il caso di ricordare a qualcuno che oggi sono necessità del contesto sociale. Oggi che si tornerà probabilmente verso la giustizia di prossimità, cioè più vicina al cittadino. Forse si è capito che l'abolizione delle preture è stato per un certo verso un errore. Dal punto di vista economico c'è stato probabilmente un risparmio, però cosa è accaduto? Che molte istituzioni, ad esempio le caserme dei carabinieri, che adesso sono citofoniche, per cui se accade qualcosa in certe ore notturne bisogna usare un telefono e mettersi in contatto con una centrale operativa, e non c'è più la stazioncina aperta e vicina appunto al luogo dove poteva essere accaduto un certo tipo di fatto, di reato. Questo per dire che se oggi torniamo alla giustizia vicina alla gente, non dobbiamo però dimenticare che anche i luoghi come questo tribunale, dove la giustizia è stata accorpata con la soppressione delle creature di alcune sedi distaccate, penso a Giuliano per esempio, il passo successivo era quello di un congruo rafforzamento di queste istituzioni, di questi presidi di legalità, cosa che al momento ancora è un po' difficile da conseguire. E quindi chiudo il discorso perché molti mi dicono che sono monotematico, ma io purtroppo sono fatto così. Quando ho un'idea da esporre, poi cerco di... Esatto. Probabilmente sono il cosiddetto presidente questuante, perché vado in giro in tutte le sedi a chiedere sempre un po' di carità, un po' di cose per il tribunale per amare. Detto questo, ecco perché la cultura oggi per me rappresenta un momento importante, proprio per avvicinarsi alla gente, per far capire l'importanza dei processi e dei presidi che questi processi rendono possibili. Grazie.